Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. 32.000 euro ed una squadra di 51 agenti della polizia locale per garantire una movita sicura e rispettosa della legge. È questo l'obiettivo del piano di produttività redatto dal dirigente del sesto settore del comune di Cava dei Tirreni. Lo scopo principale è quello di garantire sul territorio metelliano il pacifico svolgimento della vita di relazione, limitando al massimo le attività illecite nelle aree pubbliche. L'ambito da azione però è ben più vasto e va dall'errato conferimento dei rifiuti all'imbrattamento dei portici ed alle emissioni sonore oltre che all'accattonaggio molesto. Il futuro dell'ex manifattura tabacchi di Viale Crispi resta al centro del dibattito politico nella città metelliana e continua a dividere gli schieramenti in consiglio comunale. Nel corso dell'ultima riunione del parlamentino cittadino, Giovanni Del Vecchio, consigliere comunale di maggioranza, ha portato all'attenzione dell'assise il lavoro presentato nelle scorse settimane dal MALC, il comitato manifatture alla città. Di parere completamente opposto è l'ex sindaco Marco Galdi, il quale continua a difendere a spada tratta la scelta dell'accordo transattivo tra il comune e la Maccaferri. Il tema dei bovini vaganti ritorna di attualità con la notizia dell'incarico della custodia conferita dall'ASL di Salerno ad una ditta specializzata per un periodo di 3 anni. Sulla vicenda ha espresso profonda soddisfazione l'onorevole Tino Iannuzzi. A Cava dei Tirreni la questione ha visto più volte l'interessamento anche del consigliere comunale Vincenzo Lamberti. Denaro per il sociale piuttosto che per le armi. È questo il messaggio portato avanti negli ultimi anni dal Punto Pace Pax Christi di Cava dei Tirreni e dall'associazione Pietre Vive, che ieri mattina nel corso di una conferenza stampa hanno presentato gli esiti della raccolta di firme effettuata nello scorso mese di dicembre per sottoscrivere un appello ai parlamentari per chiedere, tra le altre cose, l'annullamento del programma di acquisto e di costruzione dei cacciabombardieri F-35. Ed è tutto pronto per la terza edizione di Orecost, la fiera evento dedicata al mondo della ristorazione che prenderà il via il prossimo 9 e 10 marzo presso l'Hotel Centro Congressi San Luca di Battipaglia. Sono tante le novità previste in questa edizione che sono state presentate ieri mattina nel corso di una conferenza stampa a Salerno presso la sede locale di Confindustria. E passiamo allo sport cavese. Papagni non sarà in panchina contro la Leonfortese. L'espulsione di mercoledì scorso a Roccella gli è costata un turno di squalifica. Al suo posto in panca ci sarà il secondo Vincenzo Galliano, che dalla panchina appunto dovrà dirigere la squadra nella sfida più importante della stagione. Servirà una squadra in salute e mentalmente libera da pensieri negativi per conquistare i 3 punti in palio. Papagni però attende buone nuove, soprattutto dall'infermeria. E sarà un weekend intenso anche per le altre formazioni sportive del territorio. La pallavolo maschile di Mister Ferrara è chiamata a continuare la striscia positiva, mentre devono riscartarsi dall'ultima sconfitta le ragazze della femminile. Euforico il Cava Basket, reduce dalle 2 vittorie settimanali. Riposa invece il terzetto del tennis tavolo Cava. Questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento con informazione di RTC Quarta Rete torna più tardi.